Primo giorno di scuola nella nostra regione per oltre 200.000 persone tra studenti, organico, docente e non docente. Il rientro in classe al 100% in presenza comporta la necessità di rispettare specifiche regole che limitino il rischio di contagi, quindi finestre aperte o impianti di areazione, mascherine e piattaforma per verificare i Green Pass obbligatorio per tutto il personale. Sono queste le principali misure per contrastare il rischio Covid. Un giorno importante, riparte la scuola, ho voluto fortemente che la scuola riaprisse il 13 settembre, nonostante ci siano state delle istanze in cui veniva richiesto di posticipare questa apertura, ma io ho voluto dare un'accelerazione perché dopo un anno con molti giorni in DAD era necessario ritornare a scuola. Sono felice, penso che ci siano tutte le condizioni per stare in sicurezza e spero che sia un anno migliore rispetto a quello scorso anno in cui i ragazzi, ma tutto il personale docente e non, possono stare più tranquilli e sereni. Il nuovo anno didattico ricomincia con un importante numero di vaccinati, ma anche con una quota di personale che non si è ancora sottoposta alla dose anti-Covid. Ad oggi sono 33.171 i non vaccinati tra personale giovane con età dai 12 ai 19 anni. Ci sono questi numeri, anche se l'Abruzzo ha fatto un grande lavoro a livello di vaccinazione, siamo tra le prime in Italia, continueremo a sensibilizzare affinché le persone si vaccinino, faremo anche dei presidi mobili vicino alle scuole e soprattutto faremo anche dei test salivari molecolari in via preventiva per cercare di individuare il Covid e quindi intervenire nell'immediatezza. Abbiamo messo in campo anche altre misure come l'aumento dei trasporti e anche 1 milione per i termoscanner, anche questi strumenti sono sicuramente necessari per aiutare a prevenire questo Covid che purtroppo ci ha cambiato la vita e anche il mondo scolastico. Tour per le scuole di Teramo anche del sindaco Gianguido D'Alberto, accompagnato dall'assessore alla pubblica istruzione Andrea Core. Dobbiamo preoccuparci però non solo ed esclusivamente dell'avvio, dell'inizio, ma della garanzia della continuità dell'attività didattica in presenza e in sicurezza. Ecco perché dobbiamo andare avanti nella direzione verso la quale stiamo andando, insomma, che abbiamo intrapreso con il completamento della campagna vaccinale, ma le considerazioni che i dirigenti scolastici oggi mi hanno formulato in merito appunto al fatto che siano delle eccezioni le situazioni di cosiddetto codice rosso, quindi di personale non pronto per la ripartenza, lascia sicuramente ben sperare ed è anche un segnale di una risposta positiva all'appello che come istituzione abbiamo fatto nel corso delle scorse settimane di aderire alla campagna vaccinale o comunque di adottare tutti gli strumenti e tutte le azioni che consentano appunto un contesto di comunità all'interno delle nostre scuole, quindi come ho scritto già nella lettera che oggi ho rivolto ai ragazzi, agli insegnanti, buon anno scolastico a tutti, che sia la garanzia di inizio, di avvio, ma soprattutto di continuità dell'attività scolastica in presenza e in sicurezza.